Letti di notte quando sul paesaggio calano le tenebre è il titolo della nostra iniziativa. E il nostro istituto, il San Giovanni Bosco di Manfredonia, ha voluto partecipare al progetto del Maggio dei Libri proprio con una cosa un po' particolare, delle letture fatte di notte. E questo perché? Un po' per ritornare all'infanzia, quando i nostri genitori ci raccontavano le storie prima di andare a letto. È una cosa, un'usanza che abbiamo un po' perso perché adesso prima di andare a letto si gioca con il cellulare, si guardano i film e i libri vengono lasciati un po' da parte. Con questa esperienza abbiamo dimostrato che si può ritornare volentieri a sfogliare un libro piacevolmente, andare a letto con una storia nuova, divertente, anche di paura perché poi abbiamo scoperto che il buio paura non ci fa. E in questo ci ha aiutato l'animatrice culturale Tata Notarangelo, che è qui con noi e che ci aiuta in tantissimi progetti, sempre di lettura. Io mi sono trovata veramente a fare un'esperienza particolarissima perché questi ragazzi, sia questi sia quelli dell'altra sera, sono stati veramente, mi hanno fatto vivere in maniera entusiasmante questa serata. Ho aiutato a prepararla, ho collaborato a preparare la caccia al tesoro. E ho scelto le letture proprio pensando che dovesse diventare una notte magica. Penso che sia stato così anche Bimbe per voi, vero? Benedite? Sì! Benissimo. Penso che ci siamo divertiti e che ci fa Voglia piacere di... se lo rifacciamo un'altra volta. Voglia di... Sì! Perfetto. Io di solito leggo di giorno, però questa è stata un'esperienza molto particolare che veramente mi ha soddisfatto pienamente. Beh, allora Grazie, Bimbe grazie, Benedite. grazie!